È stato confermato nella notte tramite un post di Todd Phillips, che vedeva l'attore Joaquin Phoenix leggere una particolare sceneggiatura che ci viene mostrata nella pagina dopo, che Joker 2 si farà sul serio e si chiamerà Joker 2 Folie à Deux. Ma che cazzo? Il primo film ha incassato 1 miliardo ed è stato un successo. Ma è davvero un monito per farne un secondo? E potrebbe avere senso? Non lo so, io sono molto preoccupato, anche perché Phillips secondo me non è un autore vero e proprio. Nel senso che prima di Joker ha fatto Una notte da leoni, rendiamocene conto. E in generale Joker, per quanto fosse un bel film, secondo me era un pochino la copia di tantissimi film cult, tra Taxi Driver, Re per una notte, in generale tutto il cinema crime, gangster degli anni 70. Con un personaggio della DC sopra. Perciò io ho due aspettative su questo film. O magari vogliono fare una cosa tutta loro, e magari è anche meglio del primo, o davvero cagano fuori dal cesso. Però c'è un dettaglio interessante in tutto questo. Incuriosito ho cercato appunto Folie à Deux, che appunto in francese significherebbe tradotto molto di gergo Follia a due, e ho scoperto che appunto, parole appunto estratte dalla rivista di psichiatria.it, la follia è una rara condizione caratterizzata dal trasferimento di un quadro delirante da un paziente, il partner dominante, il quale potrebbe essere appunto il Joker, a un altro, il partner sottomesso, legato al primo da una stretta relazione. E il tutto appunto può essere causato dalla sindrome di Stoccolma. Ed è un passaggio, inculcare la follia da una persona all'altra. Perciò, avendo visto solamente i film, non avendo letto fumetti in generale, soprattutto sul Joker, mi verrebbe da dire che magari useranno la storia di Harley Quinn anche qui. Harley Quinn era, se non sbaglio, la psichiatra del Joker arrivata a impazzire con lui. E lì, non lo so, potrebbe essere interessante se la buttano solamente in campo psichiatrico. Io personalmente avrei preferito non si facesse, perché volevo rimanere col plot twist che c'era nel, appunto, finale del film, con la domanda: ma si è inventato tutto, se l'è sognato o no? Molto probabilmente sì. Vogliono farlo, le major ormai sono affamatissime di soldi, quindi possono fare di tutto. Andiamo un po' a vedere, io sono abbastanza preoccupato, non sono in hype personalmente, però sono curioso. Andiamo a vedere che avrà, riuscirà ad avere lo stesso impatto che il primo film ha avuto col pubblico? Vedremo. Fatemi sapere la vostra, quello che ne pensate qua sotto, e noi ci vediamo alla prossima. Fatemi sapere anche se apprezzate questi video un pochino più brevi, questi shorts.